Una domanda sale immediata. Chi è FISDIR? FISDIR è la federazione alla quale il Comitato Italiano Paralimpico ha demandato l'attività paralimpica della disabilità intellettiva relazionale, che per brevità possiamo indicare con l'acronimo DIR. Il Comitato Paralimpico Italiano Paralimpico è stato formalmente riconosciuto ente pubblico nel febbraio del 2017 ed è chiamato a disciplinare, regolare e gestire le attività sportive per disabili sul territorio nazionale, con criteri volti ovviamente ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Oggi il Comitato Italiano Paralimpico di fatto può essere assimilato benissimo al CONI, in quanto è federazione delle federazioni paralimpiche che si occupano dello sport per disabili. Una funzione di ombrello che ricomprende 19 federazioni sportive nazionali paralimpiche, 9 federazioni sportive paralimpiche, 8 discipline associate paralimpiche, 13 enti di promozione e 7 associazioni benemerite. Quindi nel suo complesso è l'organo alla quale lo Stato ha deputato tutta l'attività sportiva per disabili nel nostro Paese. Vediamo chi sono i protagonisti del paralimpismo. In linea di massima possiamo individuare tre settori, la disabilità fisica, la disabilità sensoriale e la disabilità intellettiva. La disabilità intellettiva numericamente ovviamente è molto più numerosa delle altre due disabilità e sicuramente svolge una funzione importante all'interno sia del paralimpismo sia di tutta l'attività che FISDIR e quindi il Comitato Italiano Paralimpico svolgono sul territorio nazionale. È molto importante definire qual è la missione di FISDIR, perché sulla disabilità intellettiva, che è la disabilità numericamente più estesa nel nostro Paese e in generale nel mondo, intervengono diversi organismi che si occupano di attività sportiva. La FISDIR si caratterizza, come abbiamo detto, perché è chiamata a svolgere l'attività paralimpica, cioè l'attività competitiva. La mission di FISDIR è una pratica sportiva normalizzata che offre opportunità di confronto agli atleti con disabilità intellettiva in un quadro di riferimento prevalentemente sportivo. Questo perché la filosofia che accompagna la sua azione, noi siamo convinti che lo sport migliora la qualità della vita ed è in grado di esaltare le capacità individuali se praticato in forma compiuta, cioè secondo le regole che gli sono proprie. Puntiamo a favorire la completa autonomia dell'atleta, presupposto per una reale accettazione nel mondo sportivo dei cosiddetti normodotati. È molto importante definire alcune categorie concettuali, soprattutto per quel che concerne l'attività che viene svolta dalla disabilità intellettiva. Possiamo individuarne 6. L'attività motoria di base, che si basa sul movimento, l'attività di avviamento allo sport, che è poi il primo apprendimento di una disciplina sportiva, l'attività ludico-sportiva, che sostanzialmente è un'attività che si basa sul gioco, l'attività promozionale, dove già si comincia a parlare di sport adattato, cioè di uno sport le cui regole sono adattate in funzione delle capacità dell'atleta, per arrivare all'attività agonistica, dove abbiamo veramente lo sport competitivo, e infine l'attività di top level, lo sport di vertice, che interessa in particolar modo la FISDIR. L'attività della FISDIR è un'attività assolutamente complessa, perché la FISDIR ha una caratteristica peculiare essendo una federazione pluridisciplinare che gestisce 18 discipline sportive che sono suddivise in due settori, uno promozionale e uno agonistico. Se torniamo alle categorie concettuali, possiamo dire che la FISDIR si occupa sostanzialmente di tre comparti: l'attività promozionale,
l'attività agonistica e l'attività di alto livello. Federazione pluridisciplinare significa 18 discipline sulle quali la FISDIR si occupa di organizzare campionati italiani, campionati regionali e tantissime altre attività. Diciamo che queste discipline sono l'atletica leggera, le bocce, il calcio, il canottaggio, l'equitazione, la ginnastica, l'hockey, il judo, il nuoto salvamento, il nuoto sincronizzato, la pallacanestro, la pallavolo, lo sci alpino e lo sci nordico, il taekwondo, il tennis e il tennis tavolo. Una particolarità che riguarda l'attività della FISDIR è che alcune di queste discipline, precisamente quattro, sono attualmente delegate per la parte organizzativa nazionale alle federazioni olimpiche di disciplina. Mi riferisco in particolare alla Federazione Bocce, alla Federazione Canottaggio, e la Federazione Italiana Hockey e la Federazione Italiana Taekwondo. Sostanzialmente queste federazioni si occupano con disabilità intellettiva di organizzare tutta l'attività nazionale e fornire alla FISDIR, quando è impegnata in eventi di carattere internazionale, la squadra nazionale. È questo un approccio del tutto nuovo che allo sport praticato con persone con disabilità. Un approccio nuovo che peraltro interessa tutti i paesi europei, quindi effettivamente si va, come dicevo, verso la normalità. Le attività promozionali in generale, o non agonistiche, per riferirci ai certificati di idoneità non agonistica, sono indicate come DIRP, con l'acronimo DIRP, disabilità intellettivo relazionale promozionale, e prevedono regolamenti tecnici adattati e una tutela sanitaria di base. Le attività agonistiche indicate come DIR-A, disabilità intellettivo relazionale agonistica, contemplano sostanzialmente i regolamenti tecnici propri dello sport, secondo quanto stabilito dagli organismi internazionali di riferimento ai quali la FISDIR aderisce, e presuppongono quindi il possesso dell'idoneità richiesta dalla legge. Forse un esempio può meglio chiarire quelli che sono le caratteristiche di questi due comparti, promozionale e agonistico. Facciamo un esempio. In atletica leggera, il regolamento tecnico del settore promozionale recepisce quello adottato nei giochi sportivi studenteschi, chiaramente riferiti alla normalità, mentre il regolamento tecnico nel settore agonistico è il regolamento della IAF, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera per Normodotati, con alcuni adattamenti. Esempio, nelle gare disputate da atleti con sindrome di Down, i pesi degli attrezzi sono differenti da quelli stabiliti per i normodotati. Salvo queste piccole differenze, la disciplina dell'atletica leggera a livello agonistico si svolge assolutamente secondo le regole della IAF. Quali tipo di competizioni organizza FISDIR? Intanto bisogna dire una cosa, credo, molto importante. Conformemente agli indirizzi internazionali, tutte le competizioni FISDIR si svolgono normalmente tra atleti portatori di disabilità intellettiva. Le attività integrate che prevedono la presenza in gara di disabili e normodotati sono molto diffuse, soprattutto negli sport di squadra, ma rappresentano una realtà molto importante che la FISDIR costantemente attenziona attraverso il riconoscimento di progetti dedicati e accordi con organismi che ne curano la promozione e la diffusione sul territorio nazionale. Un esempio è dato dagli enti di promozione sportiva. Nel settore promozionale le gare della FISDIR si svolgono per serie e trovano fondamento nel diverso grado di abilità raggiunto dall'atleta, mentre nel settore agonistico le gare, conformemente ai principi paralimpici, prevedono l'assegnazione di una classe di appartenenza agli atleti per consentire lo svolgimento delle stesse in maniera equa. Infatti, gli atleti agonisti, tesserati agonisti per FISDIR,
in ossequio ai regolamenti internazionali, sono suddivisi attualmente in due classi, una classe ID, che una classe ID e una classe C21. Per quanto ovvio per assimilazione della parola, C21 comprende atleti con sindrome di Down, mentre gli atleti portatori di altri tipi di disabilità intellettivo relazionale sono racchiusi nella cosiddetta classe ID. Chiaramente anche a livello internazionale, proprio in ossequio al principio di poter svolgere gare che siano eque sul piano nella partenza, anche a livello internazionale si stanno prefigurando delle nuove classi che consentiranno quindi ad atleti di diverse disabilità intellettive di poter partecipare a gare secondo una precisa collocazione. Questa suddivisione in classi non va interpretata nel senso che si vuole attribuire una classe per ogni tipo di disabilità, cosa realmente impossibile tenuto conto che, come dicevo, la disabilità intellettiva ha connotati estremamente eterogenei, si passa dalla sindrome di Down all'autismo e così via. Ma che nello sport è chiaro che a livello competitivo emergono delle obiettive differenze funzionali, psicofisiche, che incidono sulla prestazione dell'atleta. La stessa suddivisione attuale tra atleti Down e atleti con semplice ritardo mentale è indicativa del fatto che ovviamente gli atleti Down hanno molte più difficoltà degli altri tipi di atleti sul piano fisico, il che significa che una gara in atletica dei 100 metri non potrebbe vedere alla partenza un atleta Down insieme con un atleta che ha un semplice ritardo mentale. L'attribuzione della classe a un atleta è il risultato di un processo molto complesso che avviene attraverso gli organismi internazionali e che viene detto eleggibilità, quando un atleta eleggibile può partecipare all'attività internazionale. Un contesto internazionale, quello della FISDIR, particolarmente complesso. Sì, perché in realtà possiamo individuare due tipi di attività internazionale. Un'attività di alto livello e un'attività paralimpica, vera e propria. La FISDIR infatti aderisce a due organismi internazionali dedicati alla disabilità intellettiva, l'INAS, International Federation for Athletes with Intellectual Impairments, e la SUDS, Sport Union of Down Syndrome. L'INAS è membro dell'International Paralympic Committee, l'organismo internazionale che presiede le Paralimpiadi, e come tale le sue competizioni sono a tutti gli effetti paralimpiche. La SUDS, dedicata agli atleti con sindrome di Down, è un'organizzazione ad ombrello che sovraintende gli sport praticati esclusivamente da persone con sindrome di Down attraverso 7 federazioni internazionali di disciplina. Queste due organizzazioni assicurano ogni anno campionati continentali o mondiali e ogni 4 anni un grande evento pluridisciplinare, che per gli atleti INAS si chiamano Global Games, quest'anno si terranno a Brisbane, e per l'SUDS si chiamano Trisomy Game e si svolgeranno nel 2020 ad Antalya. Anche l'attività internazionale, ed è bene ricordarlo, recepisce i regolamenti tecnici propri delle discipline, con adattamenti minimi derivanti da specifiche necessità degli atleti. L'esempio che facevo prima sull'atletica leggera, nei lanci Down usano attrezzi che sono di peso inferiore a quello che usano i normodotati. Chiaramente FISDIR è per la sua mission, per la sua attività, ha numeri importanti. Parliamo di 326 società, 8242 tesserati, 1386 atleti Down, 1207 atleti con ritardo mentale lieve, 2029 atleti con ritardo mentale medio e 858 atleti con ritardo mentale grave. Il tutto assistiti da 1352 dirigenti, 1000 tecnici, oltre 400 volontari. L'organizzazione federale
come conseguenza di un'attività che, come abbiamo visto, comprende la bellezza di 18 discipline, è un'organizzazione molto complessa. Il Consiglio federale e il Presidente vengono eletti ogni 4 anni in coincidenza con la fine del quadriennio paralimpico. C'è un Consiglio di Presidenza, c'è un Collegio dei Revisori, c'è la Segreteria federale, ci sono gli organi di giustizia sportiva. Ma l'attività sul piano gestionale sostanzialmente viene assicurata attraverso due canali. Uno è quello delle nostre delegazioni regionali, presenti in tutto il paese, e che consentono, svolgono un'attività di base importantissima. Il ragazzo con disabilità intellettiva, il primo palcoscenico che calca è proprio quello regionale. Delegazioni regionali che svolgono oltre 200 manifestazioni l'anno sul territorio. L'altro canale a cui si sviluppa è quello dei referenti tecnici nazionali di disciplina. Noi ne abbiamo esattamente 14 e sono coloro che sono chiamati a condurre sul piano tecnico l'attività della federazione. Sul piano tecnico non solo a livello nazionale, ma anche e soprattutto a livello internazionale. La FISDIR, nata ormai da 10 anni, senza dubbio è una federazione che è riuscita in pochissimo tempo, in questi 10 anni, a ottenere dei risultati che sono oltremodo eclatanti, oltre 800 medaglie vinte in 11 discipline in tutte le parti del mondo. E questo è importante perché questi risultati sono il frutto di una crescita tecnica, individuale, di preparazione che fino a 10 anni fa in effetti non c'era. L'attività era più un'attività, chiamiamola fenomenologica, l'importante è che si divertissero, l'importante è che riuscissero a occupare un po' di tempo nell'attività sportiva che comunque, come ho detto, gli consente di avere una migliore salute. In realtà credo che la nostra federazione abbia dimostrato negli ultimi 10 anni sicuramente che le persone con disabilità intellettiva possono fare tante cose in più, anche nello sport. È chiaro che rimane sempre una scelta personale dei ragazzi, dei genitori soprattutto, che li assistono, delle società che li accolgono, ma è chiaro che noi abbiamo dato, io credo, una dimensione diversa alla disabilità intellettiva. Se pensiamo che 20 anni fa la disabilità intellettiva veniva connotata da tutti come una disabilità che non poteva accedere sicuramente ad attività di alto livello, ad attività agonistiche. Sono tutti tabù che in questi anni sono caduti e che ci consentono oggi di dire con un pizzico di soddisfazione che tanta strada è stata fatta e che sicuramente la FISDIR darà al Comitato Paralimpico e a tutti i nostri ragazzi delle soddisfazioni sempre più grandi nei prossimi anni.